Non saprei dire in che modo mi venne quell'idea, ma cominciò a perseguitarmi giorno e notte. Quel vecchio mi era caro, non mi aveva mai offeso né desideravo il suo denaro. Credo fosse quel suo occhio, simile all'occhio di un avvoltoio, azzurro, chiaro, velato. Quando me lo posava addosso mi si gelava il sangue. Così arrivai alla conclusione di ucciderlo e liberarmi di quell'occhio per sempre. Una notte mi decisi. Aprii la porta della sua stanza. Stavo per schiudere di un filo la mia lanterna quando il pollice mi scivolò sul gancio di metallo e il vecchio saltò sul letto gridando: "Chi è?" Io rimasi fermo in silenzio. Per un'ora intera non mossi un muscolo, ma nel frattempo non lo udii sdraiarsi. Lui stava seduto sul letto al buio ad ascoltare, poi emise un gemito sommesso, non un gemito di dolore, ma una voce soffocata che si leva dal fondo di un'anima piegata dal terrore. Io sapevo quello che provava il vecchio. E sapevo che la sua paura andava crescendo. Dopo aver aspettato ancora a lungo che si ricoricasse, decisi di aprire una piccola fessura della lanterna ed un solo pallido raggio di luce cadde sopra quell'occhio d'avvoltoio. Era aperto, spalancato. Ed io a vederlo mi sentii una furia. Intanto mi rimbombava nelle orecchie un suono opaco e rapido come d'un orologio avvolto nell'ovatta. Era il cuore del vecchio che batteva e divenne sempre più rapido, più forte. E come i colpi del tamburo eccitano il coraggio dei soldati, quel suono esasperò il mio furore. E allora con un urlo entrai nella stanza e gli fui addosso. Bam! Diede un grido. Un grido solo. Il suo cuore pulsò debole ancora per qualche secondo, poi più nulla. Il vecchio era morto. Il suo occhio non mi avrebbe più seviziato. Poi smembrai il cadavere, togliai via la testa, le braccia, le gambe e nascosi tutto sotto tre assi del pavimento. Poi sistemai le tavole così bene che nessun occhio, nemmeno il suo, avrebbe potuto scoprire qualcosa. Poi sentii bussare alla porta. Erano tre poliziotti. Dissero che qualcuno aveva sentito un urlo e che dovevano perquisire la casa. Io risposi che ero stato io a gridare nel sonno e che il vecchio non c'era. E senza turbarmi li accompagnai per tutta la casa e li condussi perfino nella camera del vecchio dove, audace fino all'insolenza, proposi che si riposassero mentre io mettevo la mia sedia proprio sulle assi che nascondevano la vittima. Però mentre si chiacchierava, cominciò a farmi male la testa e mi sembrò di avere come un battito nelle orecchie. Allora parlai più che potevo per non sentirlo, ma quello si fece più forte e distinto, tanto che mi accorsi che non era nelle mie orecchie. Allora mi sentii impallidire. Era un suono opaco e rapido come di un orologio avvolto nell'ovatto. Lo udivano anche i poliziotti. No, ancora no, perché scherzavano. Ridevano addirittura. Io allora presi a parlare con maggior impeto e di qualunque sciocchezza pur di coprirlo, ma il rumore lo smetteva di crescere. Sempre di più, sempre più forte, più forte. Ma com'era possibile che i poliziotti non lo sentissero? Oddio onnipotente. No, lo udivano, sapevano, si prendevano a gioco di me. E questo è quello che pensavo e penso. Ma qualsiasi cosa era meglio di quella tortura. Più tollerabile di quella beffa. Miserabili, dissi. Ma smettete di fingere.
Io confesso ciò che ho fatto. Strappate quelle assi. È lì sotto che pulsa il suo orribile cuore.